Le Camere nella giornata di ieri hanno approvato in via definitiva il disegno di legge che individua il 18 marzo come la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. L'articolo 1 di tale testo recita: la Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata giornata nazionale, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. In occasione della giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Quindi adesso su invito della Presidenza del Senato propongo di recepire lo spirito di tale previsione ad inizio dei nostri lavori rispettando un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Signor Presidente, comunicazioni del rappresentante del governo. Bene, allora procediamo con i nostri lavori. Diamo il benvenuto alla Ministra Cartabia, che ringraziamo per essere qui con noi e alla quale do subito la parola per le sue lune programmatiche. Grazie. Grazie Presidente. Illustri senatrici, illustri senatori, vi ringrazio di questa occasione di poterci confrontare su alcune linee che impegneranno questo governo sui temi della giustizia. E inevitabilmente l'impegno del governo sarà condizionato da alcuni fattori che ne condizionano significativamente i margini di azione. Vorrei subito evidenziare quali sono le coordinate che ho avvertito pressanti nel delineare i limiti del possibile e del praticabile in questo periodo che abbiamo davanti di collaborazione. Innanzitutto c'è un fattore da tenere presente che è il fattore Europa. Il piano Next Generation EU offre al nostro Paese grandi possibilità e grandi risorse che hanno richiesto e stanno richiedendo la messa a punto di progetti e riforme coerenti con gli obiettivi del piano. Stiamo lavorando intensamente a questi progetti e abbiamo ancora poche settimane per concludere questa pianificazione che ha dettato la linea immediata del nostro impegno da quando ci siamo insediati al governo. Naturalmente, lo abbiamo ricordato anche in questa commemorazione, oggi lo è ancora più evidente, c'è il fattore pandemia che perdura e perdura nella condizionare il nostro lavoro. In queste settimane la pressione di continue urgenze e emergenze hanno imposto imperiosamente un cambio di priorità continuo perché la pandemia richiede di ripensare, riorganizzare anche le attività più semplici e più ordinarie della vita della giustizia. Lo sanno molto bene i magistrati, gli avvocati, il personale amministrativo che in tutto questo anno hanno continuato a far funzionare la macchina della giustizia con un grande spirito di adattamento e anche esponendosi a rischi non trascurabili. A loro voglio rivolgere
da questa sede davvero un sentito ringraziamento come a tutti coloro che hanno permesso il continuo svolgimento di tutti i servizi pubblici. Questo sforzo di ripensare le forme e rimmaginare la nostra vita ordinaria continua. Proprio qui è stato presentato il disegno di legge di conversione dell'esame d'avvocato, che è costato uno sforzo inimmaginabile rispetto a un atto che è di ordinaria amministrazione. Normalmente bastava convocare le commissioni per una procedura ben consolidata, invece anche per adempiere una cadenza ordinaria si è dovuto scrivere addirittura una norma primaria. Adesso siamo impegnati sul fronte di altri appuntamenti ordinari, concorsi di magistratura previsti per maggio, anche lì occorrerà ripensare e reimmaginare alcune modalità. E così le votazioni degli ordini professionali, tutte le attività in carcere, solo per citare alcune delle emergenze che premono continuamente sulla nostra agenda e sulla nostra giornata. In terzo luogo, un fattore da non sottovalutare è che tutti i temi della giustizia sono arrivati a questo punto carichi di un dibattito pregresso, con tutto quello che ciò comporta, con una grande ricchezza di istruttoria, di riflessione, di terreni dissodati, ma anche carichi di tante divergenze di punti di vista espressi dalle forze politiche proprio su questi temi che ci impegnano. Per questo sento il dovere di affermare con chiarezza, date queste condizioni, a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ma anche a tutti i cittadini che qui sono rappresentati, che da parte mia sarebbe sleale impegnarmi nel contesto attuale promettendo programmi inattuabili che alimentino invano le già alte aspettative che animano il dibattito pubblico, ben sapendo di non poterle realizzare. Cercheremo di fare tutto il possibile per affrontare alcuni problemi, i problemi più urgenti, improcrastinabili, auspicando senza presunzione e senza ibris e nella misura in cui ci sarà condivisione e supporto da parte del Parlamento, di poter contribuire a rispondere almeno ad alcune delle domande di giustizia che ardono in vari ambiti del Paese. Da queste condizioni e da queste considerazioni che partono dalla realtà emerge un metodo che intendo riproporre anche qui. Il Parlamento ha già svolto un grande lavoro istruttorio in ordine a molteplici tematiche, per lo più attraverso l'esame di disegni di legge delega, che per alcuni testi si trova già a uno stadio piuttosto avanzato. Ritengo che il primo compito sia quello di verificare il lascito del precedente governo ed esaminare e valutare quanto dell'esistente meriti di essere salvato e all'occorrenza modificato. Il lavoro già svolto e che state continuando a svolgere non va vanificato, ma naturalmente va rimodulato e arricchito anche alla luce del carattere così ampio di questa maggioranza di governo, senza peraltro trascurare le proposte dell'opposizione. Perciò, nelle prossime settimane, proporremo in questa sede, nell'omologa commissione dell'altro ramo del Parlamento, emendamenti ai testi già incardinati che saranno frutto da un lato del lavoro di alcuni gruppi di esperti che proprio in questi giorni ho costituito presso il Ministero e dall'altro del serrato confronto con le forze politiche di maggioranza sulle proposte da questi gruppi elaborati. Su questo piano metodologico permettetemi un'altra annotazione. Il Parlamento è il luogo centrale dell'architettura costituzionale, è il luogo di sintesi delle varie visioni politiche e culturali e la mia formazione, la mia storia professionale mi rendono particolarmente sensibile ad una corretta impostazione dei rapporti tra governo e Parlamento, troppo spesso piegata dalle ragioni dell'urgenza e alle difficoltà politiche.
Anche nella mia precedente veste di giudice costituzionale mi sono trovata spesso a richiamare l'importanza della correttezza dei rapporti tra governo e Parlamento. Perciò, da parte mia, vi assicuro la massima attenzione al rispetto dei principi costituzionali nei rapporti tra istituzione parlamentare e governo. E naturalmente ciò richiede un uguale impegno da parte delle Camere, che debbono essere un luogo di confronto autentico, schietto, ma anche tempestivo, volto alla ricerca di un terreno di azione comune per la costruzione di posizioni condivise che guardino al bene comune, lasciando da parte l'affermazione fine a se stessa di posizioni magari anche giuste, ma irrealizzabili nelle condizioni date. Da questo punto di vista, la scelta del metodo della delega legislativa, soprattutto per le grandi riforme, per le riforme più importanti, mi trova estremamente favorevole, perché coinvolge il Parlamento sin dall'elaborazione degli interventi normativi, anzitutto nella definizione del perimetro, delle riforme, dei suoi orientamenti di fondo con i principi e criteri direttivi, assicurando peraltro un continuo confronto tra governo e Parlamento anche nella fase di attuazione dei decreti legislativi delegati. Infine, ma non meno rilevante in un contesto come quello attuale, la legge delega permette di disegnare un quadro d'insieme all'interno del quale realizzare un'attuazione graduale di singoli segmenti possibili attraverso lo sviluppo dei vari decreti legislativi che hanno oggetto i vari ambiti prefigurati nel quadro generale. E questo mi pare, detti, un percorso realistico, ma allo stesso tempo capace di non perdere di vista l'insieme nel quale si vanno a inserire le singole proposte. Veniamo ora ai contenuti. C'è un tema dominante nella domanda di giustizia di oggi, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni europee con le quali continuamente ci confrontiamo, soprattutto per il recovery plan, ed è quello di approntare delle riforme che siano in grado di operare una riduzione dei tempi della giustizia. Il tempo della giustizia è il grande capitolo sotto il quale possiamo ricondurre tutte le azioni e i profili di intervento che vi proporrò. Un obiettivo primario di tutti gli interventi che stiamo delineando è quello di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e una ripresa degli investimenti, tenuto conto anche della strettissima connessione intercorrente tra le relazioni commerciali, la produttività economica e funzionamento della giustizia. A questo proposito, tengo particolarmente a sottolineare che l'efficienza dell'amministrazione della giustizia ha un duplice scopo. Ha sicuramente un obiettivo pragmatico, quello che deriva anche proprio dal nesso che ho tracciato e che tutti conoscono tra economia e giustizia, ma si coniuga anche con la componente valoriale del processo e quindi con gli ideali intrinseci alla giustizia tesi alla realizzazione di una tutela effettiva dei diritti. In una parola, è la stessa Costituzione che richiede processi giusti e brevi. L'articolo 111, ma lo stesso articolo 24, la tutela effettiva dei diritti, l'articolo 113, sin dalle origini. Sono obiettivi altissimi, possono apparire irraggiungibili, ma serve guardare in alto. Serve guardare in alto per trarre ispirazione per l'azione di tutti i giorni, anche quando, come dobbiamo essere consapevoli, che la piena realizzazione di quegli ideali è e sarà una meta sempre da conquistare. Mi preme sottolineare che occorre evitare di incorrere nell'equivoco per il quale l'obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, possa essere solo raggiunto attraverso riformatori del rito del processo. Non è così.
A mio parere occorre muoversi contemporaneamente su diversi piani, secondo tre direttrici. Innanzitutto sul piano organizzativo, nella dimensione extraprocessuale e in quella endoprocessuale. Tre linee che sono complementari fra di loro. Ma il primo punto di impegno è quello organizzativo. Tanto si può fare attraverso un importante sforzo in questo ambito. È prioritaria l'azione riorganizzativa della macchina giudiziaria amministrativa, che peraltro è il proprium del compito del Ministro della Giustizia, come dice l'articolo 110. E i progetti nell'ambito del Recovery Plan consentono di agire particolarmente su questo fronte. Ora, qui non voglio ripercorrere analiticamente i diversi progetti che abbiamo presentato e che si stanno ancora elaborando attraverso la cabina di regia, ma posso ricordare i tre principali ambiti di interventi che abbiamo previsto. Il primo riguarda la valorizzazione del personale e delle risorse umane, su cui dirò qualcosa. Il secondo riguarda il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici, sia per mettere a punto quelli esistenti sia per svilupparli negli ambiti in cui ancora non sono implementati. E il terzo è quello dell'edilizia giudiziaria e dell'architettura penitenziaria. Non è un aspetto secondario. In questo tempo ci sono gravi disfunzioni che non riguardano solo le condizioni di svolgimento dell'attività professionale di giudici e avvocati, ma riguardano proprio la possibilità stessa di offrire il servizio. Ieri c'era su un giornale una lettera di una madre che ha perso un figlio per un incidente del lavoro e il processo non era potuto nemmeno essere avviato a Teramo per le condizioni dell'edilizia. Questo non deve succedere, non deve succedere più. È un tema importantissimo su cui dobbiamo dedicare risorse e interventi tempestivi. Ora, in questo ambito organizzativo, grazie anche alle risorse provenienti dall'Unione Europea, che però si vanno ad aggiungere alle tante risorse già stanziate attraverso altri fondi interni, vorrei provare ad agire su tre fronti. Uno, portare a piena attuazione l'ufficio del processo. Il secondo, andare a mettere in rete le best practices, le esperienze virtuose organizzative già esistenti. E il terzo, incrementare la formazione specifica per le figure apicali degli uffici giudiziari. Il primo, l'ufficio del processo, è un modello organizzativo già presente nel nostro ordinamento dal 2012, che ha preso un po' ispirazione alla pratica dei clerk nei paesi anglosassoni, e cioè è un modello che prevede che il giudice sia affiancato da uno staff qualificato di assistenti, giuristi, di solito giovani giuristi, che lo aiutano nella classificazione dei casi, nella ricerca dei precedenti, magari nella predisposizione delle prime bozze dei provvedimenti. E questo può dare un grande contributo alla snellezza della giustizia, perché il giudice si può concentrare su quello che è il proprium del suo compito, la fase decisionale, ma è supportato per arrivare a questo ultimo importante irrinunciabile tratto dall'aiuto di questi assistenti che lo sgravano di tutta la parte di ricerca conoscitiva, con cui si può anche confrontare arricchendo anche le sue possibilità di interazione e soprattutto organizzativa. Il secondo aspetto è quello che riguarda le cosiddette best practices. Mi è saltato all'occhio immediatamente perché sin dai primi giorni, quando ho preso possesso dell'ufficio e ho chiesto notizie su tante cose, è stato evidente che il nostro paese, il nostro sistema giustizia è ricco di esperienze virtuose e di realtà
che da situazioni gravissime hanno saputo, affidate alle mani giuste, rinascere anche con una creatività notevole degli di chi era preposto alla direzione di quegli uffici, che si è messo in relazione con le risorse del territorio, che ha usato una capacità manageriale, che ha saputo riorganizzare, andare a individuare i punti di deficienza magari dell'organizzazione. Allora, penso che partire dall'esistente, andare a individuare le esperienze virtuose, farle emergere, valorizzarle anche attraverso importanti statistiche giudiziarie, un'attività in cui l'Italia era molto all'avanguardia e che ora è un'attività che va recuperata e implementata, mettendoli in rete, facendoli conoscere fra di loro e mettendo a servizio di tutti le esperienze positive, possa essere fatto anche attraverso il supporto del Ministero della Giustizia e in particolare attraverso una concezione rinnovata della funzione ispettiva. È una funzione che sicuramente deve essere usata, come è stato fatto sempre tradizionalmente, per ragioni disciplinari, ma che può anche avere una curvatura diversa, può andare a individuare invece ciò che di buono, di valido deve essere conosciuto per trarre ispirazione e favorire, diciamo così, un circolo virtuoso anche in altri ambiti. Il terzo aspetto riguarda la formazione dei magistrati, soprattutto quelli candidati o già investiti di incarichi direttivi e semidirettivi. Fare il giudice e dirigere un ufficio giudiziario sono due funzioni un po' diverse. Occorre che anche nell'ambito della scuola di magistratura siano previsti corsi obbligatori di durata maggiore rispetto a quella attuale, focalizzati su principi organizzativi e gestionali dell'amministrazione della giustizia, estesi anche ai dirigenti già in servizio, che coinvolgano anche docenti, testimoni esterni al circuito giudiziario e che si concludano con una valutazione seria del profilo attitudinale dei partecipanti. Nell'ordinamento per gli uffici direttivi si parla già di comprovata capacità gestionale. Occorre che le selezioni peschino proprio attraverso la verifica di requisiti di questo genere, perché è un punto essenziale se vogliamo mirare a quell'obiettivo della velocizzazione dei tempi della giustizia, di una giustizia efficiente. Dunque, ufficio del processo, una valorizzazione delle esperienze esistenti e corsi di formazione per i magistrati incaricati a organi funzioni direttive. Ma naturalmente c'è anche il piano delle riforme e ora vorrei dire qualcosa su ciascuno dei capitoli della giustizia civile, della giustizia tributaria, della giustizia penale e della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono i principali ambiti in cui insistono disegni di legge già incardinati in Parlamento. Ce ne sono altri, ma questi mi pare che siano come le nervature da cui non si può non partire. Ora, uno degli ambiti interessati proprio da un disegno di legge presente qui in questo ramo del Parlamento, Atto Senato 1662, nell'ambito della giustizia civile, tocca anche un settore che reputo possa essere gravido di potenzialità, è quello dei cosiddetti strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Questi strumenti hanno un grande potenziale sempre, ma in particolare nel nostro ordinamento e in queste specifiche condizioni. Ormai è un dato di esperienza consolidato anche in chiave comparata che queste forme alternative di risoluzione dei conflitti producono evidentemente un alleggerimento dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia, il loro significato è ancora più profondo di questa intuitiva potenzialità. In fondo non dobbiamo pensarle come misure e come strumenti, come vie alternative. Sono piuttosto delle strade complementari a quelle della giurisdizione
e bisogna individuare forme di coesistenza, come già aveva intuito negli anni Ottanta un grande maestro del diritto processuale italiano e costituzionale e comparato, Mauro Cappelletti, che fece una monumentale ricerca a livello mondiale proprio sull'accesso alla giustizia, sulla possibilità di ottenere una giustizia effettiva. In particolare, accanto alle più sperimentate forme arbitrali, vorrei qui soffermare l'attenzione sulla mediazione, uno strumento verso il quale, dopo gli iniziali scetticismi, si riscontra oggi una, direi, generalizzata apertura da parte delle diverse categorie, pur nella necessità della messa a punto di alcuni interventi legislativi. E a questo proposito segnalo tre aspetti che a mio parere meritano di essere oggetto di intervento normativo. Il primo riguarda la definizione degli ambiti di applicazione della mediazione, a mio parere per estenderne la portata per le ragioni che dirò tra un attimo. Il secondo riguarda la previsione di incentivi processuali e anche economico-fiscali per il ricorso a queste forme. E il terzo riguarda il rapporto tra la mediazione e il giudizio, valorizzandone ad esempio una più compiuta interrelazione. Ad esempio, si potrebbero pensare a delle misure premiali sia per i giudici attraverso la possibilità di rilevare statisticamente l'attività di mediazione, sovente faticose per il loro operato, ma che non vengono contemplate dalle statistiche e quindi non vengono remunerate ai fini delle valutazioni e delle progressioni di professionalità. Remunerato era in senso figurativo, evidentemente. E sia per le parti, con l'introduzione invece di discipline di favore, per esempio per le spese giudiziali. Questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che possono tenere conto e che mettono al centro le relazioni sociali, perché mirano anche, oltre che a far giustizia, a risanare le lacerazioni, a stemperare le tensioni. Peraltro, su un piano più pragmatico, occorre osservare che queste soluzioni negoziali e di mediazione si renderanno ancor più necessarie in un breve periodo per gli effetti economici della pandemia, che stanno determinando forti squilibri sui rapporti giuridici già esistenti. Pensiamo per esempio a cosa potrà accadere a quando si sbloccheranno i blocchi degli sfratti, scusate il bisticcio di parole, le esecuzioni, le procedure concorsuali, i licenziamenti, il contenzioso bancario ad esempio. Il rischio è che si generi un contenzioso enorme e alcune esperienze di diritto comparato in un'altra fase di grande crisi, quella della crisi finanziaria del 2008, ho avuto modo di conoscere soprattutto l'esperienza spagnola, mostrano la necessità di predisporre per tempo gli strumenti adeguati a percorrere strade di giustizia consensuale. Ad esempio, sarà necessario immaginare la rinegoziazione dei contratti in condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta di vario genere. Le controversie per il pagamento di somme di denaro, i rapporti in crisi di natura societaria e commerciale, le relazioni critiche fra la banca e i clienti, le pretese verso la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese in attesa di risposta. Tutte queste sono solo alcune tipologie di situazioni che, in mancanza di strumenti di rinegoziazione e di nuovo consenso attraverso questi strumenti di mediazione, si riverseranno nelle aule giudiziarie, rendendo la giustizia del nostro paese ancora più insostenibile. Io sono molto preoccupata di quello che può accadere a breve su questo fronte. Dunque, per ragioni pratiche e per ragioni culturali, credo che sia il momento di coltivare e diffondere una nuova cultura giuridica aperta a una pluralità di vie della giustizia da svilupparsi
anche attraverso nuovi strumenti di formazione. Dico misure e pluralità di vie della giustizia, perché un processo civile lento e malato ben difficilmente potrà convivere con questi strumenti alternativi veramente validi ed efficaci, perché non conviene a nessuno mediare se si sa di poter contare sull'attesa di un giudizio che mai ti arriverà a condannare veramente al pagamento di ciò che è dovuto. Perciò una seconda e fondamentale area di intervento nell'ambito civile è proprio quella processuale in senso stretto. Qui, come dicevo già all'inizio, non intendo coltivare illusorie ambizioni di riforme di sistema non praticabili nelle condizioni date, ma bisognerà intervenire su correzioni selettive ad alcune disfunzioni e sull'estensione o sull'adattamento di modelli già sperimentati e, se possibile, anche già misurati dalle agenzie internazionali di monitoraggio nella loro capacità di propiziare decisioni più tempestive. In questo ambito, il disegno di legge presenta in Parlamento alcuni aspetti che vanno sicuramente valorizzati e sui quali si registra una sempre più ampia convergenza, come ad esempio il principio della sinteticità degli atti, mediante anche una sua chiara affermazione, l'introduzione di specifiche disposizioni volte a renderlo effettivo. Tralascio molti aspetti per ovvie ragioni, qui tra l'altro conoscete meglio di me quel disegno di legge, ma io credo che è evidente che il nodo di fondo che andrà sciolto è la scelta tra il mantenimento dei modelli di rito attuali con gli adeguati interventi di supporto miranti a ridurre i tempi e ad assicurare che la causa possa pervenire alla prima udienza con il tema decidendum già definitivamente cristallizzato, quindi il mantenimento dei modelli di rito attuali, ovvero l'introduzione di un nuovo rito semplificato e sostitutivo rispetto a quello ordinario vigente. In tal caso, in questa seconda opzione, occorrerà ponderare attentamente l'eventuale abrogazione del rito sommario di cognizione, in quanto il rito sommario rappresenta un modello non soltanto funzionante, ma particolarmente apprezzato, come è risultato dalle numerose audizioni che ho letto e che soprattutto dalle disposizioni provenienti anche dalle istituzioni europee. Inoltre occorrerà tenere presente un dato tanto scontato, ma che è bene ricordare a noi stessi, che ogni riscrittura del processo e del rito nella prima fase comporta inevitabilmente un rallentamento della giustizia, e dobbiamo soppesare bene se questo costo è sopportabile appunto nello scenario complessivo fatto di un forte arretrato, del rischio di un grande contenzioso in arrivo e della necessità di accelerare i tempi. Peraltro occorrerà anche valutare il problema dei filtri delle impugnazioni, più volte sottolineato dalle istituzioni europee, in una prospettiva che analizzi le ragioni di inefficacia di quelle vigenti con riferimento all'appello civile e che individui possine linee di intervento per meglio valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, risolvendo per questa via il rilevantissimo divario quantitativo tra il numero di casi trattati in sede di legittimità nel nostro Paese e quelli trattati da altre corti supreme e le sue ricadute in termini di stabilità sul formante giurisprudenziale. Proprio le difficoltà della Cassazione mi hanno indotto ad alzare lo sguardo e provare a guardare un altro capitolo delle possibili riforme della giustizia, che non mi pare sia oggetto di riforme già incardinate, o forse sì, ma comunque andrebbero ripensate. E un settore dove si verifica una fortissima sofferenza, soprattutto in Cassazione, è quello della giustizia tributaria. Questa non è una competenza totalmente nelle mani del Ministro della Giustizia, perché c'è una condivisione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma per la parte in Cassazione rientra nelle nostre competenze ed è proprio lì che si ravvisano fattori molto critici.
sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale. Quantitativo perché il contenzioso tributario è una componente enorme dell'arretrato. Dai dati che ho potuto consultare, alla fine del 2020 pendevano più di 50.000 ricorsi, 50.000, pari circa al 50% di tutte le pendenze in Cassazione. Quindi toccare quel settore vuol dire toccare un punto cruciale. Sotto il profilo qualitativo, perché le sentenze della Corte di Cassazione in grande misura dispongono l'annullamento delle decisioni poste in appello dalle commissioni tributarie regionali, quindi c'è un problema a quel livello, evidentemente. Sotto il profilo temporale, perché in Cassazione la media di pendenza è 3 anni che si assommano agli anni precedenti. Quindi ci sono tutte le ragioni per attivare una riflessione sul settore della giustizia tributaria, e direi in una duplice direzione. Una è quella segnalata tra l'altro anche dagli stessi giudici tributari, di rafforzare la specifica professionalità e l'indipendenza dei giudici tributari, tutte e due le cose. L'altro è sul piano organizzativo. Bisognerebbe riuscire a far emergere nella Cassazione un maggiore ruolo nomofilattico che permetta di indicare delle linee interpretative che possano essere seguite con maggiore coerenza anche dalle commissioni tributarie dei gradi inferiori, e magari prevenire in qualche misura le impugnazioni, ma soprattutto l'incoerenza degli orientamenti. Dunque giustizia civile, giustizia tributaria, giustizia penale. Anche i tempi di definizione dei giudizi penali, al pari se non più di quelli civili, sono oggetto non solo delle preoccupazioni delle istituzioni europee, ma soprattutto dei cittadini. E il dibattito forse più vivace sui temi della giustizia si è proprio sviluppato intorno ai tempi della giustizia penale, mostrando come una eccessiva durata del processo rechi pregiudizio a tutti, alle persone coinvolte, indagato, imputato, vittima, persona offesa, e all'interesse dell'ordinamento, all'accertamento e alla persecuzione dei reati. È un fattore cruciale. In questo contesto, nei primissimi giorni dell'insediamento di questo governo, a fronte della encomiabile disponibilità di alcuni gruppi di accantonare gli emendamenti da loro presentati in materia di prescrizione per non esacerbare il dibattito, la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo a intervenire, a farsi carico proprio del tema della prescrizione. Ribadisco, come ho già detto alla Camera, che questo impegno deve essere onorato. Sul fronte dei tempi del processo penale, molto lavoro è già stato svolto ed è frutto di un'ampia istruttoria che ha coinvolto tanti soggetti, tiene conto di un'intensa stagione di confronto con i diversi attori del processo penale, l'avvocatura nelle sue varie articolazioni, la magistratura, gli studiosi del processo. Sono state svolte ampie audizioni alla Camera e per questa ragione, come nel caso della giustizia civile, il Governo si muoverà con lo stesso metodo, utilizzando, diciamo così, inserendosi sul lavoro già svolto con proposte di integrazione di emendamenti sviluppate ed elaborate dai gruppi di lavoro. Il disegno di legge in discussione, oltre alle soluzioni tese a favorire la maggiore diffusione dello strumento telematico, soprattutto per il deposito degli atti e dei documenti, e quelle preordinate a migliorare il sistema delle notificazioni, delinea indirizzi riformatori della fase delle indagini e dell'udienza preliminare, volti ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento in particolare alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale. Unitamente a questi aspetti, ritengo che debba essere valorizzata anche l'attenzione che il disegno di legge presta ai riti alternativi attualmente previsti dal nostro sistema processuale,
Il codice originario nel 1988 aveva molto scommesso sui riti alternativi che in realtà sono ancora ampiamente sottoutilizzati. Quanto alla possibilità al nodo del dibattimento di primo grado, occorre sicuramente maggiore scorrevolezza, ma occorrerà qui riflettere e ponderare bene le varie opzioni in campo per individuare misure anche organizzative più idonee a garantire che il dibattimento possa restare il luogo che è, cioè il luogo di elezione dell'esercizio anche dialettico del diritto di difesa, come sollecitato da più parti nelle audizioni che sono state svolte. Un ulteriore spazio di riflessione dovrà essere riservato anche al giudizio di appello, che è stato individuato in tutte le proposte, soprattutto quelle riguardanti la prescrizione, come nodo critico. E peraltro resto convinta che una riforma del processo penale deve pure poggiare su meditati interventi di deflazione sostanziale, a cui può giungersi tra l'altro intervenendo sui meccanismi di procedibilità, incrementando il rilievo delle condotte riparatorie e ampliando l'operatività di istituti che si sono rilevati nella prassi particolarmente effettivi, come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Ci sono molti protocolli alla firma del ministro, questo istituto sta veramente rivelando delle grandi potenzialità e credo che debba essere adeguatamente potenziato. Sotto altro profilo, occorre anche valorizzare le alternative al carcere già come possibili pene principali, e un impegno che intendo assumere anche per i dati di cui sono arrivata a conoscenza nei primi giorni del mio impegno è di assumere ogni azione utile per restituire effettività alle pene pecuniarie che in larga parte oggi, per ragioni che devo ancora indagare, quando vengono inflitte non sono eseguite. Non posso, per la storia che mi connota, non osservare che il tempo è anche maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, che già sono presenti nell'ordinamento in forma sperimentale e che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami, a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito origina in modo traumatico. Dobbiamo pensare alla giustizia come una giustizia dei rapporti, dei legami, delle relazioni. Le più autorevoli fonti europee e internazionali hanno già offerto principi di riferimento per elaborare paradigmi che permettano alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se lo desiderano e se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Ancora, lo sguardo sulle esigenze della giustizia penale sarebbe incompleto se non tenesse conto anche della fase dell'esecuzione penale, che è oggetto di mie costanti preoccupazioni. È un convincimento in me profondamente radicato, oltre che avvalorato da dati statistici consolidati, che la qualità della vita dell'intera comunità penitenziaria, di chi vi opera con professionalità e direzione e di chi si trova per scontare la pena, è un fattore determinante e direttamente proporzionale anche al contrasto e alla prevenzione del crimine. Perseguire pienamente lo scopo rieducativo della pena non costituisce soltanto un dovere morale o costituzionale, come si legge inequivocabilmente nell'articolo 27, ma è anche il modo più effettivo per prevenire la recidiva e quindi, in ultima analisi, per irrobustire la sicurezza della vita sociale. Non bisogna pensare alla funzione della rieducativa della pena e alle esigenze della sicurezza come una somma zero, un gioco a somma zero, che dove cresce uno diminuisce l'altro. Non è così.
più si rafforza un fattore, più si rafforza anche l'altro. E in questo ambito e articolato quadro di giustizia penale dovremo appunto occuparci anche del nodo della prescrizione, una discussione ormai ampiamente svolta che coinvolge interessi contrapposti, tutti meritevoli della più ampia considerazione. Quelli che fanno capo all'autore del reato presunto innocente fino alla condanna definitiva e quelli della vittima del reato stesso, oltre che della comunità civile che attende dal processo penale l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. Un processo dalla durata ragionevole di per sé forse non risolverebbe, ma alleggerirebbe il nodo della prescrizione, relegandola a un fatto eccezionale. Se considerato in un più articolato intervento riformatore, il problema della prescrizione potrebbe uscirne sdrammatizzato e liberato dal ruolo scomodo di principale, se non unico, rimedio ai problemi determinati dall'eccessiva durata del processo. Anche in questo ambito occorrerà ponderare le numerose alternative maturate nel dibattito scientifico. Le posizioni, i contenuti della legge vigente e delle proposte pendenti in Parlamento sono note. D'altro canto bisogna anche considerare che nella comunità accademica sono già maturate altre alternative. Per esempio si ragiona di possibili rimedi di tipo compensativo, o si ragiona in alternativa o in modo cumulativo anche alla possibilità di affiancare una prescrizione processuale a quella sostanziale, dividendo in due arcate temporali distinte il tema della prescrizione, la prima al tempo dell'obbrio e la seconda al tempo del processo. Sono ipotesi sul tavolo. Queste saranno quelle da prendere in considerazione a mia conoscenza, forse altre ne saranno prospettate nel dibattito e nel lavoro dei gruppi di lavoro, ma il tema andrà affrontato tempestivamente. Un'ultima parola infine per confermare l'impegno di questa amministrazione, specie in questo tempo, in tutte le iniziative necessarie ad assistere e a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle mafie e alle altre forme di criminalità grave organizzata. Sono iniziative necessarie soprattutto nella situazione economica e sociale del paese attuale. Stanno per essere messe in circolazione enormi somme di denaro. Sappiamo che la criminalità organizzata è attratta soprattutto dalla circolazione di somme di denaro e in questo orizzonte deve essere considerato anche l'impegno che con il Consiglio Superiore della Magistratura stiamo cercando di portare a termine. Siamo in grave ritardo, ma speriamo di finalizzare proprio entro pochi giorni il tempestivo perfezionamento dell'accordo sui procuratori europei, che sono una nuova figura istituita dall'Unione Europea dotata proprio della capacità di perseguire i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. Sul versante dell'efficace contrasto alla corruzione, anch'esso oggetto di specifiche raccomandazioni delle istituzioni europee, bisogna prendere atto che sul piano legislativo degli strumenti investigativi e delle norme incriminatrici il nostro Paese ha fatto moltissimo. Siamo dotati di una normativa efficace anche sul piano preventivo. Ciò che, su cui ancora abbiamo delle lacune per l'ennesima volta sono i ritardi nell'accertamento giudiziale definitivo, idoneo a incidere negativamente anche sulla percezione complessiva che noi abbiamo della corruzione nel nostro Paese, sia sul piano interno sia a livello internazionale. Per altro verso, occorre misurarsi con la qualità delle regole e con la capacità amministrativa delle nostre istituzioni. C'è una necessità di semplificare e razionalizzare le procedure, garantendo trasparenza e assicurare controlli di qualità e la competenza professionale dei controllori, ma occorre anche fare i conti con le lacune, la frammentarietà e a volte le contraddizioni
che riguardano le regolazioni delle attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, il lobbying e il conflitto di interessi. Carenze che possono incidere sulla strategia di prevenzione e possono anche complicare enormemente l'applicazione di alcune fattispecie, come ad esempio il traffico di influenze illecite, anche se sono state riformate di recente, perché consegnano al giudice penale il compito di reprimere la deviazione patologica di certe attività senza che sia stato preventivamente definito il perimetro della loro fisiologica esplicazione. L'ultimo capitolo, brevemente, è quello che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura e l'ordinamento giudiziario. Non possiamo non farci carico di questo problema per le note non commendevoli vicende che hanno riguardato la magistratura, specie negli ultimi mesi. Anche in questo ambito ci sono molti lavori in corso, anche ieri c'era una discussione al Consiglio Superiore della Magistratura in questo settore. Il disegno di legge contiene un programma molto ampio di riforme e in particolare muove in primo luogo dall'esigenza di superare i profili problematici emersi in relazione alle modalità di funzionamento del Consiglio stesso. Si prevede una riforma del sistema elettorale con l'obiettivo di ridurre il peso delle correnti nella scelta dei candidati e nella determinazione dei componenti dell'organo di autogoverno. Inoltre, il disegno di legge interviene sul settore nel quale maggiormente si sono evidenziati i problemi di funzionamento del CSM, che è quello della selezione dei vertici degli organi giudiziari e degli uffici. Sono poi previsti numerosi altri interventi su cui possiamo sorvolare, ma rispetto alle iniziative poste all'attenzione del Parlamento, accolgo in particolare l'esigenza di disciplinare la procedura di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi secondo criteri di trasparenza, efficienza e allo scopo di orientare le scelte alle preminenti esigenze di continuità e qualità della organizzazione amministrativa della giustizia. Come avete sentito all'inizio, è un punto importante sul quale non si potranno svolgere operazioni se la selezione dei vertici degli uffici giudiziari non risponderanno a questi criteri. Così mi pare condivisibile anche prevedere un periodo minimo di permanenza nell'esercizio delle funzioni direttive. Per evidenti ragioni, non si può riorganizzare un ufficio, un tribunale, una corte d'appello se non c'è il tempo di pensare, progettare e attuare delle scelte di maggiore efficacia. Quanto alla riforma del tema del sistema elettorale del CSM, sicuramente bisognerà intervenire, però non nutriamo una illusione che talora si addossa alle riforme dei sistemi elettorali di ogni ambito. Io credo che sia importante intervenire per evitare le degenerazioni del fenomeno correntizio, ma non credo che da solo il sistema elettorale potrà offrire una definitiva soluzione alle criticità che stanno interessando la magistratura italiana, le quali attingono in vero a un sostrato comportamentale e culturale che nessuna legge da sola, tantomeno la sola legge elettorale, può essere in grado di sovvertire. Rispetto all'attuale regime ci sono varie alternative. L'ultimo disegno in ordine di tempo prevede l'innalzamento a 20 del numero dei membri togati, un eventuale secondo turno, norme per la parità di genere. Ma vanno anche ricordate ulteriori alternative che saranno esaminate dal gruppo di lavoro, anche prese da esperienze passate. Dopo il proporzionale vigente dal 75 al 2002 fu proposto, ad esempio, è solo un esempio, un sistema a doppio turno elaborato dalla commissione presieduta da Luigi Scotti, e altri sono i modelli che si possono reperire, perché i sistemi del CSM sono diffusi ormai in tutta Europa e nel mondo e si può guardare anche a come funziona meglio altrove. Ritengo però di chiarire un punto. Qualunque sia la scelta verso la quale si orienterà il consenso, dovrà radicarsi nella consapevolezza
della fisiologica e peraltro ineliminabile pluralità delle culture della magistratura, rifuggendo dalla semplificazione che confonde il valore del pluralismo, che è un valore, con le degenerazioni del correntismo, che sono degenerazioni. Ed è in questa luce che occorrerà valutare i possibili interventi. Va considerata, a mio parere, anche la possibilità di assicurare un contingentamento della presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura di giudici e pubblici ministeri, che rifletta la proporzione tra le due categorie della magistratura di merito. Inoltre, credo che un'ipotesi da valutare seriamente sia quella del rinnovo parziale del Consiglio Superiore della Magistratura, che può essere un contributo sicuramente a contrastare le degenerazioni del correntismo, ma anche per altri valori. Cioè, l'idea è che ogni due anni potrebbero essere rinnovati la metà dei laici e dei togati. Una tale previsione, che è un po' ispirata a come funzionano le altre istituzioni di garanzia, anche la Corte Costituzionale non si rinnova ogni anno integralmente, ma c'è un avvicendamento continuo, è particolarmente idonea alla natura di organo di garanzia, cioè un organo che non è chiamato a esprimere un indirizzo politico in una certa fase, no? Per un certo periodo in una legislatura. E poi permette una maggiore continuità all'istituzione, permette di non disperdere le competenze acquisite dai consiglieri in carica e forse a scoraggiare logiche spartitorie che poco si addicono alla natura del CSM. Ovviamente dal punto di vista costituzionale si tratta di fare un approfondimento se questo è compatibile con l'articolo 104 della Costituzione, che riferisce i 4 anni ai singoli membri singolarmente considerati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e non all'organo nel suo complesso. Ci sono altri temi su cui però forse devo sorvolare per dare spazio a un'ultima considerazione anche per gli eventi che sono accaduti ieri. Proprio ieri è stata depositata, che riguardano la magistratura onoraria. Proprio ieri è stata depositata una importante sentenza della Corte Costituzionale che ci attendevamo, la numero 41 del 2021, che colpisce una specifica serie di norme che riguarda la possibilità di applicare i magistrati onorari ausiliari nelle corti di appello, dichiarando l'incostituzionalità di queste previsioni. Ma è una sentenza che delinea anche un po' il ruolo complessivo della magistratura onoraria. Tra l'altro è una lettura interessante perché parte proprio dalla storia, è molto ampia, parte dal 1800, tutte le evoluzioni che ha avuto nel nostro ordinamento, il dibattito in costituente, le riforme fino a quelle più recenti. E in questo ambito la Corte Costituzionale, in un passaggio molto netto e molto incisivo, afferma che l'articolo 106, che è il parametro che parla della magistratura onoraria, traccia un perimetro invalicabile entro il quale può operare la magistratura onoraria, identificandola nel giudice monocratico di primo grado e solo eccezionalmente a determinate condizioni in via di supplenza, essendogli consentito di partecipare a funzioni collegiali di tribunale. Ora, date queste condizioni, è evidente che l'ampliamento del ruolo che è stato affidato alla magistratura onoraria, per le ragioni che sappiamo, perché c'è un problema di arretrato, di tempi, e il ruolo, il contributo dei magistrati onorari è stato importante in questi anni, andrà rivisto alla luce di questa sentenza. Una sentenza che con grande saggezza, a mio parere, dà un margine di tempo al legislatore per intervenire e riformare, agganciandosi a un termine previsto nell'ordinamento, da un termine piuttosto ampio perché parla dell'ottobre 2025, ma è un termine entro il quale davvero bisognerà
immaginare una riforma di sistema, di ripensamento di tutto il ruolo della magistratura onoraria. Questo è un versante dei problemi che riguardano la magistratura onoraria che bisognerà affrontare e incominciare a dissodare e che dovrà essere accompagnato ineludibilmente da strumenti che debbano affrontare un altro problema, che è il problema delle tutele professionali, retributive, pensionistiche dei magistrati onorari che da tempo, quelli che sin qui hanno operato, problemi che tra l'altro da tempo sono stati portati all'esame del Parlamento, all'attenzione del Parlamento, e che ormai stanno formando oggetto di pronunciamento di giudici interni e anche della Corte di Giustizia. C'è un problema di tutele lavorative che andrà affrontato. Vedo come due lati della problematica che entrambi vanno affrontati, ma probabilmente necessariamente con tempi diversi. Ne abbiamo abbastanza. Abbiamo abbastanza lavoro e non ho detto tutto, ci sono tante cose che sono sicura verranno sollecitate dalla vostra sensibilità. Questa panoramica di problemi mi genera una sensazione con la quale voglio concludere questa presentazione delle linee programmatiche, che è una percezione proprio della gravità, della gravitas del momento, l'enormità dell'impegno, la necessità di agire in tempi stretti e, permettetemi di sottolinearlo, di addivenire a soluzioni condivise. La giustizia non può più essere soltanto la spada recata in mano dalla dea bendata. Privilegiamo lo sguardo sulla bilancia che la stessa dea ha nelle mani e cerchiamo soluzioni bilanciate che trovino un adeguato contemperamento degli interessi e dei punti di vista di tutti. Non cerchiamo la perfezione, ma le migliori risposte possibili nelle condizioni date con grande realismo. Io credo che potremo farcela, ma ce la faremo a una condizione: se saremo sostenuti dalla stessa convinzione che in altra epoca, non meno drammatica e divisiva della nostra, ha sostenuto i padri costituenti e i fondatori del grande progetto europeo che in questi tempi sta svelando tutta la sua lungimiranza. L'augurio e l'impegno da parte mia è che la nostra azione sia sempre ispirata a quelle grandi pagine della nostra storia, rese possibili dalla disponibilità di tutte le parti che, specie nel momento della decisione, hanno saputo, anche con dei sacrifici significativi, lasciar prevalere le ragioni della coesione e del bene comune. Grazie.